Firenze per tutti, e questo è il titolo del nuovo logo per la Firenze del XXI secolo che ha vinto il concorso internazionale bandito dal Comune qualche mese fa. A idearlo Fabio Chiantini dello studio Limite Design, scelto dalla giuria fra oltre 5.000 progetti inviati da più di 2.400 creativi di tutto il mondo, compreso le isole di Tonga, Islanda e Hong Kong. Il logo evita l'uso di immagini d'arte e gioca sulla scrittura, o meglio sulle lettere che compongono il nome di Firenze nelle quattro lingue più parlate del mondo. Perché una considerazione da fare che ho fatto, senz'altro nel percorso progettuale che ho fatto, è stata quella di dire quante persone dicendo Firenze sanno che è veramente Firenze. E anche chiedendo un po' in giro, soprattutto a stranieri, mi sono reso conto che spesso e volentieri, se non gliela traduci, non è così immediatamente comprensibile. Il logo è proposto nel rosso e nel bianco, i colori del comune, con una variante in bianco e nero, ed ora in poi sarà utilizzato per la promozione di Firenze a livello internazionale. Questo brand può essere utilizzato attraverso dei contratti licenziatari in vari settori, settori che vanno da quello della moda, del turismo, della cultura, dell'artigianato artistico, per rendere tutto quello che verrà licenziato, che rimarrà nel contratto, di licenza, come tutelato in quanto patrimonio di Firenze. Quindi sarà, certamente un fattore di grande attrazione. I 30 migliori lavori saranno inseriti in un albo. Al vincitore è stato assegnato anche un premio di 15.000 euro.